L'agricoltura, oltre a svolgere la funzione primaria di produttore di alimenti per sfamare il pianeta, contribuisce al miglioramento dell'ambiente con il sequestro di carbonio dall'atmosfera e con lo sviluppo di sistemi a biomassa, biogas e fotovoltaici in grado di produrre energia pulita. I biodigestori sono impianti che utilizzano fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica da reflui e biomasse vegetali agricole di provenienza aziendale. In pratica, l'impianto produce energia elettrica attraverso l'utilizzo di sottoprodotti derivanti dalle coltivazioni agricole e dagli allevamenti che permettono di salvaguardare l'ambiente attraverso la riduzione di emissione di anidride carbonica in atmosfera. Ogni giorno vengono inseriti nel digestore prodotti vegetali e reflui zootecnici. L'impianto produce biogas che alimenta un cogeneratore e l'energia elettrica che ne deriva è immessa in media tensione nella rete di distribuzione nazionale. Questo tipo di impianti permette di aumentare l'autoapprovvigionamento nazionale. Il funzionamento si basa sulla produzione del biogas che avviene tramite la fermentazione anaerobica di substrati organici. Questo impianto è gestito prevalentemente da 3 aziende, i cui soci coltivano per il 70-80% circa dei propri terreni. La produzione viene poi destinata per l'utilizzo di questo impianto di biogas. Le materie vengono conferite e stoccate all'interno delle trincee, si parla principalmente di insilati di mais e insilati di cereali autunno-vernini, per esempio orzo, i quali, dopo che sono stati stoccati, vengono utilizzati per l'alimentazione dell'impianto tramite una tramoggia di carico, chiamato modulo di carico, dove vengono caricati all'incirca giornalmente sulle 42 tonnellate di trinciato al giorno, di cui 30 tonnellate di trinciato di mais, mentre la restante parte di trinciati di cereali autunno-vernini. Le matrici in ingresso sono composte da trinciati dedicati, trinciati di mais, trinciati di sorgo e di orzo triticale. Questo impianto utilizza anche all'incirca un 10 metri cubi di liquame bovino, quindi reflui zootecnici. La materia viene praticamente immessa all'interno dei contenitori di questi fermentatori, detti anche biodigestori. È un processo anaerobico in cui le matrici in ingresso vengono fatte fermentare a una temperatura di 40-45 gradi. Avviene una fermentazione anaerobica, quindi in assenza di ossigeno, dove ci sono presenti degli agitatori, pale che movimentano praticamente il materiale che è di ingresso costantemente 24 ore su 24 affinché non si formino delle croste. Sempre all'interno dei digestori tramite la digestione anaerobica avviene lo sviluppo dei metanobatteri che producono il biogas. Tutto questo serve per alimentare un motore, c'è un generatore della potenza di 998 kW che trasforma appunto il biogas tramite un alternatore in energia elettrica che viene immessa direttamente in rete tramite una cabina che è qua alla distanza di 300 metri, viene messa direttamente in rete e viene acquistata dal GSE, che è l'ente che praticamente ci paga l'energia, alla tariffa unicomprensiva di 0,28 centesimi ogni kilowatt prodotto ora. In questo momento siamo circa a metà del periodo incentivante e stiamo tutti guardando un pochino al futuro, anche se purtroppo mancano delle indicazioni da parte del legislatore sul futuro dei nostri impianti. Prospettive ce ne sono tantissime perché si sta aprendo tutto il mondo del biometano, anche se non sarà probabilmente una trasformazione che varrà per tutti gli impianti. Ma i vantaggi sarebbero molteplici. Prima cosa che il digestore sarebbe uguale, invece di avere il motore che poi trasforma il biogas in energia elettrica, avremo un impianto di upgrading che va a depurare il biogas, che normalmente è al 52-53% di metano, portarlo fino al 98% di metano prima di essere messo in rete. Vantaggio che non abbiamo più una dispersione di calore, perciò abbiamo una resa che passa dalla nostra resa elettrica che è attorno al 42-43%, avrebbe una resa generale di un 90%. Useremo solo un po' di metano, pochissimo, per poter riscaldare il digestore. Questo è un impianto da 998 kW, quindi dipende sempre comunque dalla taglia dell'impianto. Normalmente mangia sulle 40-45 tonnellate al giorno di trinciati, quindi bisogna fare un conto che più o meno sull'anno ci vogliono 10.000 tonnellate per alimentarlo.
di trinciati. Poi dipende un pochettino sempre dalla sostanza secca del trinciato, perché in base alla qualità del trinciato ci vuole più o meno roba, perché dà più o meno resa. In uscita avremo un materiale chiamato digestato che tramite un separatore divide la fase liquida dalla fase solida. Questo digestato è un concime organico che viene utilizzato all'interno dei nostri terreni che coltiviamo. Il trinciato di mais è quello che ha il valore più alto di efficienza, è anche il più usato, il più facile anche da gestire, ha un sacco di vantaggi rispetto anche a altre matrici. Comunque quasi tutti i trinciati vanno bene, ovviamente c'è quello che ha una resa più alta come il mais e c'è quello che magari ha una resa più bassa, ad esempio i secondi raccolti che possono essere di sorgo, oppure gli autunno vernini che possono essere triticale e orzo, hanno una resa che è decisamente più bassa, però comunque va integrata con quella che c'è del resto. Altri tipi di prospettive possono essere cercate nell'ottimizzazione dei nostri impianti a livello di recupero del calore che noi in questo momento disperdiamo nell'ambiente. Perciò un discorso di recuperare calore magari per delle filiere che possono essere o quello avicola, viene in mente, oppure per produzioni anche diverse di proteine, arrivando magari dall'allevamento delle alghe, oppure futuro l'allevamento degli insetti, che potrebbe essere una nuova prospettiva per recuperare il calore che abbiamo in eccesso. Diversamente stiamo aspettando anche che il settore non muoia completamente e avere la possibilità di continuare ancora magari con dei piccoli impianti, i famosi FER, aspettiamo anche lì il decreto che dovrebbe essere a giorni.